Ciao ragazzi, io sono Fab Linker e oggi siamo qui su Ratchet & Clank Rift Apart. Dobbiamo superare le prove piratesche. Allora. Le prove piratesche sono un parco a tema. Un parco Grande! giochi? Grande, insomma. Ma. Sei pronto a fare faville con un losco canto marinaresco? Oh no! Ah, questo è lo spirito! Ascolta con attenzione e spara ai pirati in ordine per cantare a tua volta. Sono confuso, sono confuso. Ascolta con attenzione e spara ai pirati in ordine per cantare a tua volta. Quindi sparo dopo? Furfanti, cantancanti. Bene, molto Ma bene. che ca... Adesso il piccoletto. Chiedo scusa. Ti servirà una memoria fina. Rispettabili ruoli di potere. Ok. Donne con rispettabili ruoli di potere. Ma che ca... Musica per le mie Ma orecchie. perché? Ah, questo è lo spirito. Aspettan, presso, dalla Ma come no? Ma lei ha parlato per prima. Oh. Finalmente. Ah, Ora era solo la prima. la seconda. Andiamo bene. C'è anche la Ci seconda. siamo cavata male. Già, Vabbè. dopo Facciamo poco. la seconda prova. Così credi di essere un pirata, eh? Ma in realtà Senti, no. perché ora affronterai la tua prova più difficile. Il terrore della baia di Boku Boku. Il Boku Boku. E vabbè, ho Padre capito. dell'intera galassia incarnata. Poi? Fa vedere, va. Dove stai? Ho capito. Puoi aiutarci con quel bolt d'oro, Glitch? Ah, ma c'è un bol d'oro, veramente? Ah, non lo sapevo. Procediamo con calma. E Ratchet potrà usare questo computer in men che non si dica. Sempre se non mi faccio di nuovo intrappolare da quei virus. Che non passa? Devo fare io? Ah, sparare così, ok. Mamma mia. Allora. Oh. Oh. In quanti siete? Aiuto. Dove sto andando?
E uno è fatto. Adesso cede, non ti preoccupare. È un bel casino, eh. Non ti preoccupare. Ti ho detto che non ti devi preoccupare. Questo è un virus informatico come tutti gli altri. Di qua, ok. Devo andare su. Nel casino. Ok. E l'altro dove sta? Là, giusto? È il suo? Yes. Se i virus sono davvero scaltri come sembrano, questi ultimi bozzoli mi daranno del filo da torcere. Allora, calma. Mamma, ma io mi stavo in male di testa. Sto solo sprecando munizioni sul suo scudo. Calma. Di qua. Dov'è? Dove cavolo sta? Ah, qua dietro. Ce l'ho fatta. Ecco, ora il computer è salvo. Ma che bella notizia, Glitch. Come siamo bravi. Ma guarda, rifiuto l'invito e vado avanti. Grazie mille. Non vedo l'ora. Ma cosa? No. Ma cosa? Non è vero. Non vedo l'ora, che falsa. Ok. Preso pure questo. Me ne mancano solamente 9. Ho sbloccato un pacchetto modalità foto. Allora, ok, abbiamo un altro bol d'oro. Ok, da trovare. Andiamo avanti. Ma non c'era niente. Oh. Allora. Guerrafondaio. No. Me la son vista male, eh. Pirati! Siamo circondati! Tieniti forte, bucaniere! Sono abbastanza facili queste prove in realtà. Fatto? Pirati, l'intrepido capitano. Ha visto la terraferma. È forse questa la sua destinazione? Naturalmente sì. Ma il tesoro è protetto dai temibili guardiani. Vabbè. Temibili, mo. Non ci allarghiamo, la bombardiere. Vai. Aia, però.
quando vuole fa male. Sei praticamente morto, bello. Vittoria! Dopo un aspro cimento, la valvola del tesoro è finalmente portata, ma... Questa cosa mi piace. I pupoidi gli tendono un'imboscata! Pure. Ma no, ma non è giusto. Perfetto, ho preso un'altra, un altro pezzo di armatura. Vediamo quale. Un elmo. Ah, elmo pirata. Pure questo ho completato. Elmo pirata. Pirata. Ce ne mancano pochissimi. Due. Cazzarola. Stiamo andando molto bene. Bene, bene, sono contento. Dire. Yes. Ora. Minchia, sei contenta, eh? È capitana da quella parte. Va bene. Andiamo da capitano. Veramente. Sembra che Pierre abbia detto la verità. Ma vediamo cosa c'è più avanti. Calma, calma, calma. Che lo sappiamo. Oh oh. Vorrei ecco. Dire congratulazioni in krakenese. Questo non migliora la situazione! Invece... Allora, capitano, cosa? Dimmi, dunque, che ci fai tu qui? Sei... in pericolo. L'imperatore ha un... Dimensionatore? Lo sapevi già? Ah, ah, lo stiamo spiando! Un'operazione memorabile! E a questo punto è lui che si trova in pericolo. Con quell'arnese anticiperemo l'imperatore. Arnese? No, è la mia faccia. Ma tu non sei un robot. Come osi? Ma che ca... Aspetta, anche questa dimensione ha un quark? Quark? Sono quantum... Capitano! Mi sa... No, no, sono io! Ehi, eccomi qui! Quanto? Visto? Pagherete caro per aver oltraggiato il nostro capitano! Ma perché? No, vabbè, non ci credo! No, no, no! Dove vai? No, che cazzo vai? Comunque. Mi chiamo Recep. Ci darai quell'elmo? Va bene, ecco. Tieni questo stupido elmo. Ma non vado per uscire vivi da questo pianeta. Che stupido. Lascia fare a me. Veramente che stupido. Ah, ma c'è qualcuno allora? Stavo cercando nemici, materiali. Ma bello. Ah!
Dai, che sono quasi al quarto pure con questo. Pure col bombardiere sto aumentando di livello, perfetto. Chi manca? Ah, ma c'è gente là sopra, ce n'è uno là sopra. Vabbè, mi sa che è andato, eh. Mi sa che è andato. Dimmelo tu. Quello era l'ultimo? Beh, se fossi il loro capitano, gli ordinerei di raggrupparsi e contrattaccare. Ma non lo sono più, quindi... Chi può dirlo? Sembra minaccioso. Che stupido. Libertà! Dolce, dolce libertà! Abbiamo contro l'intero pianeta? Se non volessero accoltellarmi tutti, ne sarei profondamente onorato. Resistete ancora un attimo, siamo quasi a piena potenza. Ci provo. Ma che cosa diavolo è? Hanno attivato il raggio raffiatore. È un'imboscata. Quindi? Oh cazzarola. Oh, sono stato un ottimo insegnante. Qui ho fatto. Ah, c'è anche gente di qua. Dove vai, dove vai? Cosa devo fare? Mi si è buggato l'arma, è rimasta attaccata così. Fantastico. Ok. Disattiviamolo. Raggio razziatore disattivato. Perfetto. Ora possiamo andare? Sapete? Voi due potreste essere dei discreti pirati. Grazie, gentilissimo. Potete unirvi alla mia nuova ciurma? C'è un cappello in omaggio. Grazie. Ma guarda. Concentrarci sulla va benissimo così. Finire in mano ai pirati o all'imperatore? Imperatore? Saremo lontani anni luce prima che riesca ad arrivarci a tiro. Siamo pronti al decollo. Forza, accendete i propulsori. Ce la possiamo fare? Niente. Ma l'immortacci vostra. Ecco, beh. Non riesco a smuoverla! No, no! Hanno un affondatore! Intendi quel gigantesco cannone? Ci sparerà fino a pochi carri! Dovete disattivarlo! Ci si prova! Come se fosse facile. Ah, così.
Quindi chi è bollicina? Ah, la simpatica. Oh, però ci sta aiutando, Minchia. Beh, va bene. Allora, questo capitano Quark è un pirata anche nella tua dimensione? No, è un eroe. Anche se in effetti ci ha traditi, si è venduto per salvare la pelle e si è preso il merito. È un eroe. Perché nonostante a lui interessa solo quello. Lui c'è sempre nel momento del bisogno. Non si tira mai indietro. La dimensione è al collasso. L'imperatore e inarrestabile sono costantemente in pericolo. Un buon momento per cambiare vita. È un gesto eroico. No, vabbè. Aiuto. Aiuto veramente. Quantum ci ha davvero salvato. Ragazzi, direi che può essere tutto per oggi. Noi ci becchiamo al prossimo episodio e niente. Ciao, alla prossima.